Signore, signori e picciriddi, questa è Palermo, città antica, fatta di morte, anime e munnizza. Agiante però sa cosa, sa scuidaro, tanto che la memoria della città pare una muddica manciata raciate. Quante volte i patri, ripatri, 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 nostri patri, vi tramo il tentallo anche. Oh! A voi te l'aria, tu hai ta, me lo hai ta, capiuate che ne spuisiana, e a poi si lo chiavero pittosa. Ma i nostri padri per ben due volte sa scansaro. A prima volta anno 1300, quando che la morte arrivò con le navi romane. Ora se mi sarà attaccare e attaccando se nave incominciò a cavalcare in capo i testi cristiani, lasciandole tutte morte in terra e burrecate ricchi e potenti ora carevano come le più, ma come perché ne sanno proprio. E l'aliamo a te. Quello fu il trionfo della morte. E a seconda volta, a muette, aspettò, zitta zitta, muta muta, perché a muette scalza, scalza so pace e fisse so mace. E nell'anno di grazia 1600 si presentò a in Palermo, ma stavolta ci pensò a Santuzza, a Rosolia, che è da un capo in Italia. Dalla montagna incantata piglia che cagliate, va via, fuora! E la scacciò. Oggi però pare un gioco signore, è la festa del 2 novembre, la festa dei morti. A molte sarlo spiglia, e come sarlo spigliò, trovò un fenno chino, 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 senza neanche un polso a dritta. Tanto che i molte ora si rommoliano e hanno a se vive, ne schifiano. Non so se ce la faccio a raccontarlo. Scusi. All'ospedale non ce n'ha nessuno. Cioè, una cosa stranissima, che mi sembrava quasi pure male entrare. Mi hanno! Ma non mi chiesi sto pallone! Ti faccio uniscere lo sangue romosso! All'epoca ero in doccia attesa da 8 mesi. Io e Brando ci siamo salvati per combinazione. Erano 14 ore che aspettavamo chiusi dentro quell'ospedale per avere notizie dell'unico uomo della mia vita, mio marito Tony. Posso parlare? Mio figlio Tony gioca a calcetto, senza avanti. E niente, mentre stava giocando a calcetto, a un certo punto unisce uno questo odore arbitro e c'è detto un mozzicone e canna in ginaglia. Ne marazzi. Oh, ma la stare in giro c'è un travaglio, manco ha poco tempo per andare a lavare. Ne ha ma a scappare. Andiamo! Tranquillo, Mimmo. Guarda, andiamo a pigliare la regione. Ma stai facendo in giro? Ma... Oh, Mimmo.
Oh, Mimmo, come facciamo a cantarsi? Mimmo! Oh, ma che mi chiami? Non aiuto tu! Eravamo bloccati là dentro, senza niente. E mio suocero, meschino, non sapeva ancora cosa dovevamo fare. Lei a me mi deve spiegare che cosa sono questi zombie, eh? Da dove vengono, chi cosa vogliono. Se posso sapere a qua appartengono. Credo che io cacciai a me non incinta. Io voglio sapere quello che sta succedendo fuori. Riprenda, riprenda. Lo vede? Con chi abbiamo a che fare? Non sono i male. Così va bene? Sono morti viventi. Zombie. O zummi, come ormai li chiama la gente di qui. Ma qua non siamo in America. Questi mordono, sì. Ma da noi la questione è particolare. Politica. Ne vanno tutto lo travaglio, cioè io eravamo in una spiaggia che stavamo travagliando, mica ne scippare e scopere in mano. Oh, dice come sono comandati qui? Insomma, sono tutto malo comandato, sono tutto spaidato, mica camminano tutto sciancato, tutto l'aria. Camminano con questa pazza così e fanno... Oh! Oh! Vabbè, fanno... No, fanno... A te po'... come se avesse una bronchite. Sì, vabbè, tosse. Vuoi dire io ci stavo insegnando a Mimmo come collega? Sì. Come se travaglia. Su quel ciotto, minchia, nuovo, fresco, fresco, il travaglio. Vuoi dire la mia nome se dà, belle precise, fai chiso, fai chido, fai chido. Mimmo, ma scusate male! Oh, primo io anno! Chiamoci il fuccio buono. Oh, primo io anno! Ah, ma avuto lui. Ha molto con lui che abbiamo visto. La vittima per te pietra è una vittima. Questi cazzi di zombie che hanno fatto il puro travaglio. Vogliono sostituirsi ai vivi per fare meglio di loro. Sono spinti da un profondo senso del dovere. Abbiamo appurato, per esempio, che provano a fare quello che i palermitani dovrebbero fare e che, secondo alcuni, non fanno. Onestamente, devo dire che queste zombie si sono comportate abbastanza bene. Ho visto aiutare moltissime persone anziane, li ho visto fare lavori pesanti, scopare le strade, prendere un sacco di munnizza. Però ricordiamocelo, non sono cittadini, non sono nostri simili, sono dei mostri. Non mi cagare la minchia pure tu. Ma fumo una sigaretta, dai. Lucio!
sangue lo cuore. Mi ha voluto a piedi lo fottio, dai. Oh, picciotte, nella ma sperugghiare questa situazione qua, non puoi essere così. Lei, che occhi anzani tu, non dice niente. E io che cosa è fare? A questo punto non ci pensa. Non ci ha mai suo figlio, non può niente, tu dai rinza. Idda, sti cose non ci pensa, l'acqua va ovviamente asciuga. Picciotte, andiamo a organizzare, dobbiamo reagire. Ma va a levare rumienza, chissà, vedete che poi c'è travaglio pure per parte. Nessuno mi aveva detto niente, ma io già me lo immaginavo. Dentro avevo una sensazione, non lo so, come di morte. Mi sentivo indifesa. La verità, prima queste cose non avrebbero successo. Mia pace diceva sempre, quando c'era mafia, queste cose non succedevano. Tony, meglio la fine che ha fatto che diventare come a quelli. Conosce a lei solo un motivo ci sarà. Che cosa senta a dire, eh? Io ammazzavo a me figlio perché siamo chiusi a lei sempre può dire e non andiamo a restare cane a fare mangiare di zoom. Vede, signor Machi, non è una questione di numero. Tra quantità e qualità c'è differenza. Se scompare un manovale, non cambia nulla. Se muore uno come me, per quelli come lei, non c'è futuro. Lei serve? Serve a qualcosa? In questa situazione? Ci provi. Io sento che sarei lei! Io ci faccio sapere via lei se serve. Ti fa sapere io se ci provo!
oggi è un bellissimo giorno per morire. Vabbè, ho capito, Moni. Con loro la città un po' è cambiata. E devo dire che è cambiata da così a così. Evidentemente a qualcuno la cosa non ci calò. Peccato. Si sono sacrificati per noi, per fare tornare questa città com'era, per fare nascere a Brando. Perché sono loro, i bambini, il nostro futuro. Picciotti, vediamo il nonno. Segniamoci la rugazione. Forza Palermo! Vi ringrazio di avermi votato. Palermo ha attraversato momenti difficili. Ma abbiamo riportato tutto alla normalità! Una città senza zombie! Una città per soli palermitani che sanno ciò che vogliono! Che sanno ciò che vogliono! Voi mi avete chiesto di candidarmi e mi avete fatto diventare sindaco! Il vostro sindaco! Il sindaco di tutti! Viva Palermo! E Santa Rosalia!